Ciao ragazzi, in questa nona lezione in italiano tutorial su FL Studio 20 parleremo del mixer, ovvero continueremo il discorso della lezione precedente. Eravamo rimasti ai canali send e ai canali gruppo, per cui per chiudere il discorso i canali gruppo abbiamo detto che si creano in questo modo qui. Ci si posiziona per esempio su un insert, si stacca il canale master e si attiva un altro canale. Stessa cosa possiamo fare per esempio con l'insert 11, quindi stacchiamo e attacchiamo. Stessa cosa con l'insert 12, quindi stacchiamo il canale master e colleghiamo il canale per esempio 17, quindi canale 10, canale 11 e canale 12 finiscono sul canale 17. Questo significa che indipendentemente e quindi singolarmente i canali li possiamo gestire in qualsiasi modo, dopodiché tutti e tre i canali vengono gestiti da un unico canale che è il canale appunto 17. Per quanto riguarda il volume il problema nemmeno si porrebbe, per il semplice fatto che possiamo selezionare i tre canali e quindi poi tutti e tre possiamo alzarli o abbassarli. Tuttavia però i canali gruppo sono utili proprio quando si fa mix per semplificare, quindi per riassumere diciamo tot tracce in un unico canale e poi per esempio fare una compressione d'insieme oppure applicare un reverb, un delay e quant'altro. Quindi questi sono i canali gruppo e soprattutto nel mix sono molto molto utili. Per quanto riguarda i canali send invece sono praticamente la stessa cosa, nel senso che creare un canale send corrisponde a fare la stessa operazione che abbiamo fatto per creare un canale gruppo. Infatti è la stessissima cosa, come potete vedere basta staccare semplicemente il canale master, quindi siamo posizionati sul 10, stacchiamo il canale master, attiviamo il canale per esempio 20 abbassando la manopolina a 0, l'insert 10 praticamente che è inviato sul 20 può prendere qualsiasi effetto inserito sul 20 e quindi farsene diciamo carico. Per esempio se qui impostiamo un reverb o un delay dry a 0, quando andiamo sul canale di riferimento, quindi il canale 10, possiamo appunto inviare quel delay al canale 10 secondo una certa percentuale, quindi al 30%, 40%, 60%, insomma quello che volete, quello che il mix appunto richiede. Per cui diciamo che hanno semplificato di molto questa cosa dei send e dei canali gruppo, perché con un'unica operazione noi possiamo sfruttare questo canale 20 sia come canale send, quindi appunto mettere degli effetti e quindi poi richiamarli dall'insert che ci interessa, oppure semplicemente utilizzarlo come canale gruppo, quindi praticamente l'insert 10 finisce sul 20, a questo punto il 20 prende in gestione quello che è il canale appunto 10. Un'altra cosa interessante del mixer che hanno aggiunto tra l'altro con la versione 20 è la possibilità di azzerare tot canali, quindi per esempio se io voglio resettare questi canali, quindi riportarli in una situazione di default, basta selezionarli, quindi tasto sinistro del mouse, doppio clic, tenere premuto e spostarsi verso destra, dopodiché andare sulle opzioni del mixer e quindi selezionare reset select tracks to default. Facendo così, dando ok, ecco qui tutte le tracce vengono resettate per quanto riguarda comunque i volumi e gli effetti. Tuttavia il routing rimane quello di partenza, quindi se il 10 l'avevamo inviato al canale 20 rimane appunto impostato sul canale 20. Però voglio dire, non è difficile capire questa situazione, perché appunto in basso vedendo questo cavo non ci vuole nulla poi a riportarlo in una situazione di default, quindi manualmente. Bene, per oggi è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.